Buonasera e bentrovati a Notizie di Prato TG. Partiamo dalla scuola perché sono in arrivo 1.600.000 euro per adeguare gli edifici scolastici con nuove aule in vista del rientro in classe nell'era post-Covid. Sentiamo Alessandra Grati. Alle scuole pratesi arriveranno 1.681.000 euro per adeguare aule e laboratori ai parametri previsti dalle norme anticontagio. Una boccata d'ossigeno visto tutte le difficoltà già denunciate dai dirigenti scolastici che temevano pesanti ripercussioni sulla ripresa dell'anno scolastico a settembre a causa della mancanza degli spazi. Il Ministero della Pubblica Istruzione ha pubblicato le graduatorie dei comuni e delle province che hanno fatto richiesta dei finanziamenti. A Prato sono stati destinati 800.000 euro, 70.000 a Poggio a Caiano, 40.000 a Vaiano, 15.000 a Vernio, 6.000 a Cantagallo, mentre alla provincia sono stati destinati 750.000 euro. Restano fuori per ora Montemurlo e Carmignano, che hanno presentato la domanda nel secondo bando previsto dal Ministero. I finanziamenti verranno poi ripartiti fra i singoli istituti e prevedono essenzialmente interventi di edilizia leggera, ma anche l'acquisto di banchi piccoli e altro arredo scolastico. Per gestire l'emergenza post-Covid è stato anche costituito un comitato scientifico provinciale, composto dai sindaci dei 7 comuni, dai presidenti della provincia, dai dirigenti scolastici Mario Di Carlo, Stefano Pollini, Angelina Di Buono e Francesca Zannoni. Oltre all'edilizia leggera, continuano anche gli interventi per la realizzazione di nuove scuole. La provincia ha stanziato 6 milioni e mezzo per la realizzazione di due nuovi edifici. Il primo sorgerà nel polo di San Paolo, accanto al Marconcino, e sarà pronto fra un anno e costerà 4 milioni di euro. Il secondo è previsto al polo di San Giusto, con una struttura in legno, la cui realizzazione dovrebbe completarsi nel giro di 2 anni, per un costo di 2 milioni di euro. La cronaca, grave incidente stradale ieri sera a Viaccia con un anziano di 85 anni che è stato soccorso in codice rosso dal 118 e trasferito d'urgenza al Santo Stefano. È successo poco prima delle 21 lungo via Pistoiese all'altezza dell'intersezione con via Valdingole. L'85enne era in sella alla sua bici quando si è scontrato con l'auto condotta da un giovane di 30 anni. In seguito all'urto l'anziano è caduto rovinosamente a terra, immediato l'allarme al 118 che ha inviato un'ambulanza per prestare soccorso alla vittima. Sul posto sono intervenute anche le pattuglie della Polizia Municipale. Gli agenti hanno fatto i rilievi dell'incidente in modo da poter ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Era morto da qualche giorno l'uomo di 58 anni trovato cadavere in un campo nei pressi di via Elzana alla sera nel comune di Carmignano ieri poco dopo le 13. Si chiamava Roberto Zini e per sua scelta viveva ai margini della società e dormiva dove capitava, anche in capanne che realizzava da solo sulle colline Medice. Nonostante avesse residenza e famiglia d'origine a Poggio a Caiano, a trovare il corpo è stato un passante che ha subito dato l'allarme ai numeri di emergenza. Sul posto sono sopraggiunti i carabinieri di Carmignano e dall'esame esterno è apparso evidente che la morte sia avvenuta per cause naturali e nei giorni scorsi. Parliamo ora di regionali, ci siamo, tra 70 giorni si aprono le urne per la scelta del nuovo presidente della regione e fervono i preparativi delle liste per il Consiglio Toscano, ci sono dei nodi da sciogliere sia in casa PD che Lega, sentiamo. A 70 giorni dall'apertura delle urne per l'elezione del nuovo presidente della regione, anche la politica pratese è in fermento per definire le liste dei candidati che ambiscono a entrare nel Consiglio Toscano e che vogliono misurare la propria forza. L'ultimo giorno per presentare le liste è il 20 agosto, 30 giorni prima delle elezioni. In casa PD entrambi i consiglieri uscenti, Nicola Ciolini e Ilaria Bugetti, hanno appena formalizzato la propria disponibilità alla ricandidatura, ma difficilmente il partito riuscirà a confermare entrambi i seggi, per cui tra i due si profila un'autentica guerra all'ultimo voto per riuscire a restare a Palazzo Panciatichi. In questo senso anche la scelta degli altri 4 candidati della lista è strategica, ma può nascondere un'insidia per entrambi. Secondo fonti interne al partito, infatti, sembra intenzionato a presentare la propria candidatura l'ex sindaco di Montemurlo Mauro Lorenzini, amatissimo nel suo territorio di riferimento e conosciuto anche fuori dai confini montemurlesi. I vertici dei democratici non vedono di buon occhio questa scelta perché è in contrasto con i criteri interni di composizione delle liste. Quello
territoriale perché la zona di Montemurlo è già rappresentata da Ciolini, quello di genere perché si tratta di due uomini e probabilmente anche quello che riguarda le anime del PD perché la parte zingarettiana è già rappresentata da Bugetti e da un altro ex sindaco, quello di Poggio a Caiano, Marco Martini. Nei prossimi giorni capiremo se il lavoro di diplomazia che è in corso convincerà Lorenzini a ripensarci. Gli altri possibili nomi sono quello di Paola Vettori, capogruppo PD in Consiglio Comunale a Poggio a Caiano, e di Maria Grazia Ciambellotti, ex assessore all'istruzione del primo mandato di Biffoni e attuale dirigente scolastico del liceo Livi, che rappresenta la corrente base riformista. L'ultima parola e la scelta del capolista aspetta la direzione regionale del PD, che si riunirà il 31 luglio. Andiamo in casa Lega, partito che, se giocherà bene le sue carte, potrebbe ottenere un consigliere regionale. I voti di partenza ci sono grazie al traino nazionale. Molto quindi dipenderà dai nomi messi in campo. In pole position per occupare il posto di capolista sembra esserci il commissario provinciale Gabriele Genuino, fedelissimo della candidata governatrice Susanna Ceccardi. Il suo nome però agita buona parte della base, che vede in Genuino, originario dell'Empolese, un altro papa straniero dopo il suo predecessore, il veneto Re Caldin. Candidarlo in lista suonerebbe come una nuova delegittimazione del livello locale. Potrebbe approfittare della confusione in casa Lega per strappare il seggio in palio Fratelli d'Italia, che tra pochi giorni presenterà la propria lista. Sono date per certe le candidature dell'avvocato Gianni Cenni, ex assessore comunale all'urbanistica durante il governo di centrodestra, e quella della consigliera comunale d'opposizione Marilena Garnier, nel 2019 candidata sindaco per l'omonima lista. Idee chiare in Italia Viva, che schiera come capolista Antonio Longo, uno dei due coordinatori del partito di Renzi in ambito pratese. La lista sarà definita martedì prossimo dall'assemblea provinciale del partito, nomi che potrebbero essere modificati successivamente se Demos stringerà un accordo regionale con Italia Viva, che è in trattativa anche con i radicali di Più Europa. Tutto deciso in casa Movimento 5 Stelle, con Chiara Bartalini che sarà capolista, come stabilito dalla consultazione online tra iscritti. Giorgia Meloni torna a Prato per la complessa vicenda che ruota attorno alla gara regionale del trasporto pubblico locale. La leader nazionale di Fratelli d'Italia farà tappa in città domani pomeriggio per incontrare i dipendenti dell'azienda di trasporto davanti alla sede centrale di Piazza Duomo. L'organizzazione del partito lo definisce un flash mob. Sarà presente anche la candidata alla presidenza della giunta toscana per il centrodestra, Susanna Ceccardi della Lega. L'ultima visita della Meloni in città risale a oltre un anno fa, nel maggio del 2019, vedete le immagini, in piena campagna elettorale per le comunali e sempre a proposito della gara per il trasporto. In quell'occasione la numero uno di Fratelli d'Italia incontrò anche i vertici dell'azienda. Cambiamo argomento, il campo di gara da pesca torna agli antichi splendori, tagliata l'erba e ripulito l'argine lungo il Bisenzio. Sentiamo Alessandra Grati. È durata 3 anni la battaglia della sezione pratese della Federazione Italiana Pesca Sportiva e di Arcipesca per chiedere all'amministrazione comunale di pulire e regolamentare gli accessi del campo di pesca in via Firenze. Finalmente lo spazio è stato ripulito, l'erba tagliata e le piante secche levate, e da domenica 19 riprenderà anche l'attività agonistica. Il consorzio ha investito circa 30.000 euro per effettuare il taglio di alcune piante ammalorate che ormai erano secche, e inoltre ha eseguito uno sfalcio di dettaglio su tutta la scarpata e la sponda dove i pescatori effettuano la pesca. In regione è anche stato depositato il progetto per raddoppiare lo spazio del campo di gara, che è attualmente di 200 metri. In realtà è un ulteriore tassello in cui la Regione Toscana, attraverso appunto l'opera dell'assessorato difesa del suolo, ha fatto sul fiume Bisenzio. Ricordo gli interventi a monte di rifunzionalizzazione, gli interventi a valle della ricostruzione della briglia con l'accesso di scala dei pesci, fra l'altro. L'accesso sarà regolamentato. L'amministrazione comunale infatti ha provveduto a installare un cancello all'ingresso del campo. Era un luogo nel quale effettivamente il degrado incombeva in maniera pesante. Ribadisco che la sinergia importante tra la Regione, tramite appunto il Genio Civile, il Consorzio e l'amministrazione, ha fatto sì che noi andiamo oggi a restituire questo spazio alla cittadinanza. La maggior soddisfazione però è quella dei pescatori. Il lavoro è stato duro, le spese sono state tante, hanno ricontribuito a risistemare tutto, gli ingressi e le staccionate che erano ormai marce.
Il comune di Prato sarà la prima amministrazione pubblica in Italia a parlare in urdu pakistano grazie all'app Imo, un nuovo primato dopo l'apertura del profilo social WeChat circa un anno e mezzo fa per comunicare con la comunità cinese. L'assessorato alle politiche di cittadinanza in collaborazione con il PIN Polo Universitario Città di Prato ha dato il via a un progetto pilota con il quale si sperimenta l'utilizzo dell'app Imo per comunicare in lingua urdu con la comunità pakistana di Prato. L'applicazione di messaggistica Imo risulta infatti largamente utilizzata soprattutto dai cittadini pakistani, permette di fare chiamate, videochiamate gratuite, chat testuali e pubblicazione di stories. L'oratorio di San Bartolomeo tornerà a splendere via i restauri targati FAI e Fondazione Cari Prato. Sentiamo. Gli affreschi dell'abside e dell'altare dell'oratorio di San Bartolomeo fra un anno torneranno a nuova vita. Sono partiti i lavori di restauro finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, dei FAI e della Parrocchia di San Giusto. I lavori seguono quelli di consolidamento dell'oratorio nella sua parte strutturale, che complessivamente sono costati 280.000 euro. Abbiamo iniziato da una decina di giorni circa. Ovviamente molto importante in tutte le fasi dei restauri come avvengono oggi sono le indagini preliminari che ci servono per identificare i prodotti sia stesi nei precedenti restauri che anche lo stato di conservazione di queste pitture murali che ovviamente ha subito forti danni nel corso degli anni. Ad accendere i riflettori sugli affreschi il FAI, che nel 2018 ha candidato l'oratorio come luogo del cuore. Questo altare ha partecipato all'edizione che è finita nel 2018 come luoghi del cuore. È arrivato 26esimo in tutta l'Italia con ben 14.162 voti. Veramente un movimento di interesse e di popolo importante. Un risultato che si è trasformato concretamente in 12.000 euro, che sommati ai 18.000 della Fondazione hanno potuto finanziare i restauri. Ma diciamo abbiamo deciso anche quest'anno di dare un sostegno alle iniziative che sono andate, perché d'altra parte una rinascita può partire solo dalla cultura. Nella fase di studio che precede il recupero degli affreschi è emersa anche una curiosità. Il finto politico, la pittura murale, ve la dovete immaginare dorata perché c'è questi frammenti di meccature. Quindi sia quelle dorate che il manto della Madonna aveva l'azzurrite. È tutto, grazie per averci seguito, buona serata.